coach Monteleone, siamo in panchina alla fine della partita, vuol dire, ecco, che bisogna un attimo tirare il fiato. Una gran bella finale. Sì, buonasera a tutti, una gran bella finale, una cornice di pubblico bellissima, una partita correttissima, però voglio fare un applauso ai miei ragazzi perché nonostante un'assenza importante, non deve essere una scusante, ma di Gianluca che per noi è fondamentale, hanno dimostrato di avere cuore, hanno fatto gli ultimi 2 minuti e 50 dove non hanno mollato, ci hanno creduto e abbiamo vinto mettendo il cuore in mezzo al campo. Questa è stata la nostra forza fin dall'inizio del campionato, l'essere gruppo, non disunirci nei momenti più difficili, e ancora oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che l'unione e la squadra fa la forza, quindi bravi ai miei ragazzi a non disunirci. Chiunque ha giocato anche per pochi secondi, pochi minuti, ha dato l'anima, il cuore. Bene, ottimo così portarci la gara 1 che era fondamentale. Infatti è stato proprio bello questo, ci sono stati dei momenti difficili, dei distacchi anche importanti, ma non si è mai visto, ecco, un svolto smarrito di nessuno, anzi si cercava di far gruppo, come dicevi tu, proprio per andare avanti, e questo sarà importante anche nell'economia per cominciare a pensare a gara 2. Sì, questo è importantissimo, cioè i ragazzi fin dal primo giorno hanno creato unione e questo deve essere la nostra forza, perché Matese è una squadra solida fatta da giocatori esperti e giocatori di categorie superiori che oggi l'hanno dimostrato, ci hanno messo in difficoltà, però un plauso ai miei ragazzi. Oggi due lunghi hanno fatto una partita tutta cuore, Tommaso e Carmine hanno veramente dato l'anima e si è visto in mezzo al campo. E allora appuntamento a mercoledì, coach. Grazie a tutti, appuntamento a mercoledì, vi aspettiamo. Michele Guarino, allora un pubblico fantastico per una gara degna di una finale, incerta fino alla fine, complimenti a loro, bravi voi. Ma allora, pubblico pazzesco, gioco da tanti anni, non ho mai visto nemmeno da avversario un pubblico del genere che lotta insieme a noi, c'era una sesta persona a difendere con noi e andare a rimbalzo, quindi veramente un plauso enorme a questa città, a questo quartiere, l'ho detto già una volta ma mi ripeto, barra deve essere ricordato per queste cose, non per altro. Per quanto riguarda la partita è stata spettacolare, punto a punto è stata una guerra, potevamo vincere noi, potevano vincere loro, loro sono una grande squadra, adesso è vero che stiamo festeggiando, però da un minuto dopo la doccia dobbiamo pensare a gara 2 che è mercoledì. Però... Esatto, perché con questa formula insomma si vince, è bello, siamo felici, ma non è fatto ancora nulla. Sì, esatto, siamo 1-0, la serie è lunghissima, io personalmente non ho mai fatto una serie da 5, non l'ho proprio mai vista nelle minors. Quindi se non bastasse che abbiamo vinto il campionato e comunque non siamo saliti, ne dobbiamo vincere 3, quindi abbiamo messo il primo tassello, però loro l'hanno dimostrato, sono una squadra con gli attributi, quindi mercoledì sarà una seconda guerra. E allora a mercoledì. Assolutamente, ci rivediamo ovviamente numerosi al campo. Allora ragazzi, grande affermazione, finalmente si gioca questa finale, però che sofferenza, notari prima tu. È stata una partita molto difficile, però ce l'abbiamo fatta con l'intelligenza di tutti i nostri compagni di squadra e sempre insieme, siamo stati tutti uniti e ce l'abbiamo fatto per la prima gara. Passeremo alla prossima gara e dobbiamo restare concentrati. Allora andiamo da Pecchia, anche perché ecco, ci vuole concentrazione, anche perché gli avversari sono una gran bella squadra e questa sera se la sono giocata fino all'ultimo secondo. Che cosa è servito questa sera per riuscire ad avere la meglio? Matese è una squadra che sulla carta è molto forte e anche in campo dimostra la sua volontà di vincere tutte le partite. Dalla nostra abbiamo sicuramente un anno pieno di allenamenti e di sforzi e poi il pubblico che ci ha sostenuto stasera, io sinceramente non l'ho mai visto da quanti anni gioco. Esatto, veramente un gran bel pubblico, allora invitiamoli anche per mercoledì. Sicuramente, ma ci saranno tutti mercoledì, anzi anche di più, purtroppo oggi è domenica e quindi non tutti sono potuti venire. Mercoledì sicuramente riempiremo di nuovo il palazzetto, sia gli spalti che fuori. Mercoledì vogliamo soffrire di meno. Certo, cercheremo di soffrire di meno usando l'intelligenza e controllando meglio la partita per tutti i 40 minuti. Perfetto, grazie ragazzi e complimenti. Forza centro.